Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni divina volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Cielo, volume 4, capitolo 149, 5 novembre 1902. Questa mattina il mio adorabile Gesù si faceva vedere nel mio interno e pareva che teneva un albero piantato nel cuore e tanto radicato che apparivano le radici dalla punta del cuore. Insomma, pareva nato insieme con la medesima natura. Io ne sono rimasta meravigliata nel vedere la bellezza, la speciosità e l'altezza che pareva che toccava il cielo e i suoi rami si estendevano fino agli ultimi confini del mondo. Ora Gesù benedetto nel vedermi così meravigliata mi ha detto: Figlia mia, quest'albero fu concepito insieme con me dentro il centro del mio cuore. E fin da allora io sentii nel più profondo del cuore tutto ciò che di bene e di male doveva fare l'uomo. Mercè quest'albero di redenzione chiamato albero di vita, tanto che tutte quelle anime che si tengono unite a quest'albero
riceveranno vita di grazia nel tempo, e quando li avrà bene cresciuti, somministerà loro vita di gloria nell'eternità. Eppure, quale non è il mio dolore, che sebbene non possono svellere l'albero, non possono toccare il tronco, molti cercano di tagliarmi dei rami per fare che le anime non ricevessero la vita e togliermi tutta la gloria e il piacere che questo albero di vita mi avrebbe prodotto. Mentre ciò diceva, è scomparso. Capitolo 150, 9 novembre 1902. Mentre stavo desiderando, il mio adorabile Gesù è venuto nell'aspetto quando i suoi nemici lo schiaffeggiavano, coprivano il volto di sputi e gli bendavano gli occhi. Lui, con ammirabile pazienza, tutto soffriva, anzi, pareva che neppure li guardasse, tanto era intento nel suo interno a guardare il frutto che quei patimenti gli avrebbero prodotto. Io il tutto ammiravo con stupore, e Gesù mi ha detto: figlia mia, nel mio operare e patire non guardai mai al di fuori, ma sempre al di dentro. E vedendone il frutto, qualunque cosa soffrivo, qualunque cosa fosse, non solo soffrivo, ma con desiderio ed avidità il tutto soffrivo. L'uomo invece, tutto al contrario, nell'operare il bene non guarda al di dentro dell'opera, e non vedendo il frutto, facilmente si annoia, tutto si infastidisce e molte volte tralascia di fare il bene. Se patisce, facilmente si impazientisce, e se fa il male, non guardando di dentro di quel male, con facilità lo fa. Poi ha soggiunto: le creature non vogliono persuadersi che la vita va accompagnata da varie vicende, ora di sofferenze ed ora di consolazione. E vi sono le piante e i fiori che gliene danno l'esempio, con lo stare sottoposti a venti, nevi, grandine e caldi. Bene, ci fermiamo perché questi due capitoletti apparentemente non troppo, ecco, risonanti, ecco, non troppo appariscenti, in realtà però, come sempre, contengono insegnamenti fondamentali. Tra l'altro, specialmente il primo, di larghissima ispirazione biblica. Sappiamo che di quest'albero della vita si parla nel libro della Genesi, e si dice che dopo il peccato originale fu precluso l'accesso all'albero della vita dall'angelo con la spada di fuoco. E dell'albero della vita si parla anche nell'ultimo libro, cioè nel libro dell'Apocalisse: al vincitore darò da mangiare dell'albero della vita che sta nel paradiso di Dio, no? In tante altre citazioni che adesso in questo momento non ricordo a memoria, ma sono diversi altri punti dell'Apocalisse dove si parla di questo misterioso albero della vita che Gesù qui ci mostra attraverso proprio un'immagine, certamente un'immagine che è una metafora, che è appunto di questo albero le cui radici sono piantate nel cuore, d'accordo? Addirittura fino ad apparire alla punta di esso un albero bellissimo, speciosissimo, alto fino al cielo, e i cui rami si estendono fino agli ultimi confini del mondo. Qui albero della vita si chiama, no? E che cos'è piantato nel cuore di Gesù? È nient'altro che il frutto di tutta la vita terrena di Gesù, quindi dell'opera della redenzione e dell'opera, come dire, di ripristino del Fiat Supremo sulla terra. Gesù, sappiamo che ha rifatto gli atti di tutti gli uomini,
presenti e passati e futuri, di cui adesso è che è a totale disposizione di tutti, perché in quell'albero, spiega Gesù, sono già innestati tutti gli uomini. Fin da allora, quest'albero fu concepito insieme con me dentro il centro del mio cuore. Fin da allora io sentii nel più profondo del cuore tutto ciò che di bene e di male doveva fare l'uomo. Cioè, quindi, nella natura umana santissima di Gesù riverbera ed è presente, anche perché essa è fusa col Fiat Supremo, ogni vita umana svolgentesi nel corso della storia, con tutto il carico di bene e di male che ha fatto e che fa e che farà. Dentro questo medesimo cuore c'è questo innesto, dentro questo albero. E però questa operazione, come Gesù spiega, quindi di ricevere da quest'albero di vita, vita di grazia nel tempo e vita di gloria nell'eternità, ecco, questa operazione dipende dal rimanere uniti all'albero della vita. Cosa significa fuori di metafora? Significa attingere da Gesù e dalla sua opera di redenzione e di santificazione che ha operato tutto il bene possibile ed immaginabile, aprendo tutti i rubinetti, tutti i canali, tutte le vie. Ora noi sappiamo che questo è nella, come dire, nella forma ovviamente comune, ordinaria, vissuta nella Chiesa Cattolica, significa ricezione frequente e fruttuosa anzitutto dei sacramenti, che sono, come dire, le fronde più belle, insomma, di questo albero, no? Cioè, dai sacramenti viene proprio comunicata a noi la linfa vitale di Gesù, la sua stessa vita. Noi non abbiamo idea della potenza e della grandezza dei sacramenti, no? Il battesimo, la cresima, la confessione, no? Parliamo dell'Eucaristia, no? Questi sono sempre, come dire, la base assoluta, ecco, proprio imprescindibile, dell'unione con Gesù. L'albero della vita è innestato, cioè, perché Gesù vive nella Chiesa e comunica appunto tutti quanti i suoi rami, i suoi frutti attraverso ciò che Gesù stesso ha istituito nella Chiesa, per cui si vive, e a noi arriva la vita di Gesù attraverso i sacramenti, arriva la vita di Gesù attraverso la preghiera ben fatta, la preghiera del cuore, la preghiera profonda in tutte le sue forme, la preghiera vocale, la meditazione, la preghiera di unione, la contemplazione, e la preghiera liturgica soprattutto della Chiesa, no? La preghiera con la liturgia delle ore, con i salmi, per chi in tutto o in parte almeno la usa. I rami di questo albero sono anche tutti quanti gli innumerevoli santi, con i loro scritti, con le loro opere, con gli esempi che ci hanno dato. Quindi noi viviamo in un giardino meraviglioso che è la Chiesa, e non bisogna stupirsi, ecco, c'è un dolore certamente di Gesù, ma il dolore non significa stupore. Quest'albero non può essere divelto in nessun modo, né dal cuore di Gesù, e io oserei aggiungere, se Gesù mi permette di chiosarlo, né dal cuore della Chiesa, quel cuore bellissimo della Chiesa di cui parlava Santa Teresa di Gesù bambino, quando voleva dire nel cuore della Chiesa io sarò l'amore, no? Quindi questo albero è a disposizione. Il problema è che molti cercano di tagliarmi dei rami per fare che le anime non ricevano la vita. E come si fa a tagliare questi rami? È molto semplice. Allontanando le anime da Gesù, ma anche allontanando le anime dalla Santa Chiesa. Perché Gesù nella Chiesa ci vive. Non lo si incontra al di fuori, cioè. I sacramenti sono celebrati
nella Chiesa e dalla Chiesa, tutti e sette in forma valida e perfetta. Quindi quando ci si recide da questa fonte, si dà una sofferenza al cuore di Gesù, ed è molto bello vedere la giustificazione che ne dà, no? Mi tolgono la gloria e il piacere che quest'albero di vita mi avrebbe prodotto. Cioè, l'albero della vita serve a portare a Gesù l'uomo vivente, direbbe Sant'Ireneo, perché in esso tutti devono essere innestati. D'accordo? Quell'albero della vita, simbolicamente perduto dai nostri progenitori, che cos'è? È la vita della grazia e ancora di più, noi potremmo dire, la vita nella divina volontà, che è una sublimazione estrema, ultima, ecco, della vita di grazia, al massimo grado possibile. E quindi ogni volta che, per qualunque motivo, con qualunque pretesto, ci si allontana o qualcuno allontana qualcun altro da Gesù, e ripeto, dalla Chiesa, perché Gesù uno non lo vede e può farsi mille illusioni di stare in comunione con Gesù, invece la Chiesa si vede molto bene, e quello che si vede nella Chiesa è molto spesso, come dire, circoscritto alla nostra esperienza personale, no? Che può essere anche molto molto negativa. Ci sono persone che si autorecidono dalla Chiesa. Se uno ascolta le storie, per questo bisogna sempre avere comunque un grande rispetto, a volte anche proprio una sofferenza solidale con queste cose, magari perché sono stati scandalizzati da qualche cattivo comportamento, mancato adempimento di tante questioni, no? Ecco, però noi dobbiamo sempre tenere per fermo, sempre, che tutto ciò che ci allontana minimamente da Gesù e dalla Chiesa è opera che viene dal diavolo, senza nessun dubbio. Qualunque sia il pretesto, dice, ma come? Io sono stato scandalizzato per questa situazione, vera, d'accordo? Reale, sì, grave, sì, d'accordo? Sì. Chi ha fatto quella cosa ricorda sempre le parole di Gesù. Chi scandalizza uno di questi miei piccoli che credono, sarebbe meglio per lui che si mettesse una macina da mulino al collo e si gettasse nel mare. Però Gesù dice anche nel Vangelo, è inevitabile che avvengano scandali. Gesù dice non si può fare niente, lo ha detto. Quindi non dobbiamo scandalizzarci del fatto che avvengano gli scandali, né scandalizzarci del fatto che il demonio opera proprio nella Chiesa, soprattutto nella Chiesa, per cercare di screditarla, per cercare di abbruttirla, di non farne risplendere la bellezza, la gloria, di fare in modo che molte persone diano delle controtestimonianze anziché delle controtestimonianze, tali da allontanare le persone anziché avvicinare. Questo è ordinaria amministrazione. Non dobbiamo stupirci. Se Gesù nel Vangelo dice le porte degli inferi non prevarranno, significa che ci sarà una lotta a tratti feroce, e purtroppo una lotta, chi studia la storia della Chiesa questo lo sa, cioè il demonio è come dire, più sveglie riceve e più continua. Non è che dice, vabbè, tanto non ci si può fare niente, smettiamola, no, ne escogita sempre qualcuna di nuovo. Cioè, la storia dei 2000 anni, la storia della Chiesa, è una storia sempre tormentata. Non sono stati mai momenti in cui si è stati, come dire, senza problemi, tranquilli. Ma del resto questo poi Gesù lo spiega nel secondo paragrafetto. Lo ha detto, che anche la casa costruita sulla roccia straliparono i fiumi, cadde la pioggia, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa. Cioè, qui purtroppo, sul pianeta Terra, non stiamo in paradiso. E purtroppo l'operazione dei nemici della Chiesa, soprattutto dei nemici con la N maiuscola, che sono gli angeli ribelli, che continuamente stanno a creare confusioni, marasmi, divisioni,
scandali e cose di questo genere, hanno l'unico scopo di recidere le persone dall'albero della vita e di dare un dispiacere e di togliere una gloria a Gesù. Noi dobbiamo sempre ricordare alcune, non vorrei uscire fuori tema, però penso che è bene nella meditazione ricordare queste cose. È in atto una guerra che si svolge al di sopra di noi, di cui però noi siamo il campo di battaglia. La guerra è tra Lucifero e il Verbo di Dio e per estensione la Santissima Trinità. Il Verbo si è fatto uomo, nobilitando la nostra razza umana per la nostra vita e per la nostra salvezza. Questa è stata la causa del peccato originale di Lucifero, questa cosa non gli è andata giù, d'accordo? Per cui il suo odio feroce nei confronti degli uomini è, come dire, speculare all'opposto, all'amore che Gesù ha verso di noi. Ed è alimentato da questo, perché proprio perché Gesù ci ama così tanto e ci ha dato un onore così grande da farsi uno di noi, da morire per noi, il diavolo, che questo non gli è andato giù, scatena il finimondo, perché per lui ogni anima che riesce a portarsi all'inferno, sempre sonna, adoperando il campo di battaglia che è la nostra libertà, perché all'inferno ci va soltanto chi usa male fino alla fine senza pentirsi la libertà, e il demonio fa la sua opera, che istiga, tenta, per esempio ti recita dall'albero della vita, ti mostra le cose brutte della chiesa, cioè io non ci voglio avere niente a che fare con questa gente, me ne vado, per dire, no? Ecco, tu te ne vai, non è che hai torto, nel senso che purtroppo delle cose accadono, è vero che molte sono caricate, altre sono, cioè non si può fare tutto l'albero in fascio, però delle cose indubbiamente accadono, sono sempre accadute. Quindi non è che è falso, ma bisogna vedere dove ti porta. Cioè, il diavolo a volte dice le bugie, a volte dice la verità, ma anche quando dice la verità non bisogna mai ascoltarlo, perché la verità la dice sempre con un fine tendenzioso. Non ti dice la verità, cioè, ho visto questa cosa brutta, non lo so, ho saputo questo brutto scandalo fatto da quell'uomo di chiesa, bene, facciamo una bella preghiera in più, facciamo un bel digiuno, facciamo un gesto di riparazione, chiediamo al Signore che faccia comprendere, perché insomma questa persona si converte e quindi smetta di fare tutto il male che fa e tutto il male che fa alla Chiesa, alle anime. Il diavolo non ti fa mica vedere questa cosa con questo fine, questo te lo fa vedere lo Spirito Santo con questo fine. Il diavolo fa vedere quella cosa per dire: ah, hai visto quello che è disgraziato, che figura degli altri che so peggio di lui, vattene via, e, d'accordo, vattene via, nel senso vattene a fare il pagano peccatore, oppure, questa è la storia della Chiesa, ecco, fai una chiesa più bella di quella che c'è. Questo sono 500 anni che le comunità separate dei protestanti lo stanno facendo, poi i luterani non andavano bene, non è venuto Calvino, i calvinisti non andavano bene, poi sono venuti, e mo' adesso non si contano più tutte quante le sette e le comunità, chiamiamole nella forma migliore così, che vengono dal mondo del protestantesimo, perché ognuno che si alza la mattina l'ha fatta una più bella di quella di prima. Quando poi tutte queste cose, il mito della perfezione sulla terra non esiste, d'accordo? Cioè il mito della Chiesa dei puri, dei duri e puri, degli impeccabili, di quelli che sono tutti quanti già santi perfettamente, lo caldeggiavano già i donatisti nel IV secolo, contro cui combatté Sant'Agostino. Dice: ma che Chiesa dei puri, qui stiamo tutti quanti rovinati, ci proviamo a camminare verso la santità. Ma non esistono soltanto i peccatori incalliti, esistono anche quelli che sono buoni, che vorrebbero essere buoni, che per debolezza cadono, non ce la fanno. Cioè, siamo tutti quanti bravi a puntare il dito contro il prossimo, no? Allora dobbiamo fare sempre attenzione dove ci portano i pensieri, perché il fine è l'essere recisi dall'albero della vita, da cui dipende la nostra vita. Quindi attenzione ad essere sempre lungimiranti, a dire dove mi porta questo ragionamento, dove mi porta questo pensiero, dove? Questo è il discernimento, no? Ecco, allora, passiamo al secondo capitoletto, che così ci spostiamo nell'ambito dell'interiorità. Guardiamo Gesù quando operava e quando pativa, no? Cioè, neanche guardava in faccia quelli che lo stavano sputando,
schiaffeggiando, ricoprire di sputi. Allora, che cosa vedeva Gesù? Gesù vedeva questa cosa qui. Mi stanno sputando in faccia, mi stanno riempiendo di schiaffi e mi stanno bendando gli occhi. Queste sono tutte quante sofferenze, in chiave soprannaturale, bruttissime, ma che il Padre stava permettendo, perché guardate, ricordiamo che Gesù ha sofferto la passione, come ci si dice chiaramente nel Vangelo, perché a un certo punto il Padre lo ha consegnato nelle mani dei suoi nemici. E non è che lo ha consegnato perché non gli voleva bene, ma lo ha consegnato perché doveva patire anche fisicamente, dopo una vita di patimenti di altro genere, per la nostra salvezza. E ogni minimo patimento, anche uno sputo di tutta la passione, aveva un fine ben preciso, cioè produceva una smisurata quantità di bene, pur ovviamente causando un'infinita quantità di male a Gesù che stava patendo. Allora, che cosa devo fare quando uno mi sputa in faccia? Devo guardare a quello che mi sta sputando, magari con odio? Devo fare così? No, devo pensare, bene, se la divina volontà sta permettendo che questo mi sputi in faccia, è perché devo offrire questo sputo a Gesù. Perché da questo verranno bene, ma innanzitutto per me, a differenza che Gesù, perché se dicevo un'umiliazione io, quella fa bene innanzitutto a me. Questo non dimentichiamo che c'è questa differenza tra la nostra sofferenza e quella di Gesù, no? E poi la offriamo a Gesù, perché ha un senso, ha un fine, ha un bene. Certo, Gesù poteva vedere tranquillo, poteva vedere perfettamente i beni prodotti da queste cose, no? Perché aveva una piena visione soprannaturale. Noi abbiamo l'orizzonte della fede, noi sappiamo che una sofferenza offerta e sofferta per Cristo produce a noi una quantità smisurata di gloria in paradiso, ma anche una quantità smisurata di bene che Gesù usa per contrastare l'opera del male. Perché lo scontro viene combattuto, d'accordo? E gli attori sono gli uomini da una parte, con a capo il Figlio di Dio fatto uomo, e i demoni dall'altro, con a capo Lucifero. Questa è la battaglia, questa qui. Loro combattono a colpi di odio, a colpi di male, e noi combattiamo a colpi d'amore. Punto. Finito. Allora Gesù non, dice, non solo soffrivo qualunque cosa mi facessero, ma le desideravo. E con avidità il tutto soffrivo. Perché? Perché vedevo il bene che ne veniva. Quando una persona vive sotto la divina volontà, veramente non c'è più proprio nessuna. Cioè, sappiamo noi fare questo. Se ti venisse il male più brutto del mondo, il peggiore dei tumori che potessero capitare. Certo, nessuno di noi è un pazzo, un fanatico che va a desiderare cose di questo genere, no? Perché chi fa una cosa di questo genere o è già santo o è pazzo. Però, se dovessi succedere una cosa di questo genere, ma tu che fai? Credi fermamente che il Signore in questo momento ti chiede, ti chiama all'apostolato della sofferenza e che, tra virgolette, ovviamente questa è una frase da rettamente intendere, ha bisogno che tu gli offri quelle sofferenze per i suoi piani, per i suoi desideri, per i suoi disegni, eccetera? E quindi lo farai con gioia, ben sapendo che se Dio vuole ti guarisci istantaneamente, oppure se Dio volesse quella cosa non ti sarebbe mai venuta. D'accordo? Questo vale per tutte le situazioni problematiche, interiori ed esteriori. Se Dio una cosa non la vuole, quella cosa non accade. E se Dio una cosa la vuole, quella cosa accade, non accadono soltanto quelle cose, qui entra in gioco la volontà permissiva di Dio, che la sua stessa divina volontà subordina alle cause seconde, che sono appunto le libere volontà degli uomini e dei demoni, entro certi limiti, perché sappiamo che anche qui l'ambito, come dire, di azione, quindi di possibilità di uscita dalla divina volontà è limitato, però è reale, d'accordo? Perché un'anima che va all'inferno non è certamente la divina volontà che ce la manda, in senso stretto, è la volontà umana che ce la porta. Ora, la differenza tra Gesù e noi uomini è che mentre Gesù, ecco, guarda le cose in maniera soprannaturale, quindi non guarda niente dell'esteriore, ecco qui tutto quanto il segreto della vita nella divina volontà. Qui o si passa, o si fa il passaggio dall'umano al divino,
rimarranno in eterno pie illusioni, chiacchiere o veramente favole. Io scherzando ogni tanto dico che il libro di cielo è il libro delle favole, ma non dico che è il libro delle favole perché è il libro dei sogni irrealizzabili. Ma dico il libro delle favole perché contiene una promessa, una storia divina, bellissima, cioè inimmaginabilmente umana, ma realissima, d'accordo? Non una chimera o un ma sì, ma tanto non succederà mai. No, no, succede come? Per chi lo vuole. Cosa fa l'uomo, dice Gesù? Nell'operare il bene non guarda al di dentro dell'opera, ma guarda sempre al di fuori. Poi l'uomo vuole subito vedere il frutto, d'accordo? Noi stiamo nell'orizzonte della fede. Se a me mi sputano, io mica vedo il frutto di quello sputo, non lo vedo. Sento la bava sulla faccia e l'umiliazione di chi mi ha sputato in faccia, e magari vedo anche lo sguardo carico d'odio di chi mi avesse sputato. Sto immaginando, insomma, non è una cosa molto frequente, insomma, che uno ti sputi, però che ti sparlino dietro o che ti insultino, questo è pane quotidiano a volte, no? Ecco. E non vedendo il frutto facilmente si annoia, si infastidisce. Tutte le volte che noi ci infastidiamo, anche solo ci infastidiamo, ci irritiamo, ci innervosiamo, dobbiamo sentire che cosa succede, qual è il processo psicologico che innesta che mi sto innervosendo? Qual è? Che qualcosa non sta andando secondo quello che io voglio, d'accordo? Qualcosa. O mi stanno trattando come io penso che non mi, oppure c'è successo quell'imprevisto che mi sta dando fastidio, oppure mi è stata detta quella parola che mi punge. Questo succede. Perché si irrita l'uomo? Perché si innervosisce? Si infastidisce? Si impazientisce, dice ancora Gesù. Perché la sua volontà viene frustrata. Tutto qua. Per questo che già a Santa Caterina da Siena, insomma, stiamo nel 1300, molto prima di Luisa, Gesù in persona disse: di all'uomo e ricordagli che tutti i suoi mali, tutti, questo lo disse a casa Santa Caterina, dipendono solo dal fare e ricercare la propria volontà. Immagina di sé uno non la volesse fare mai e stesse completamente abbandonato. Non si spazientirebbe mai più, mai. Perché starebbe sempre a dire Fiat, 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 Fiat. Non è che non soffrirebbe più, attenzione, Gesù poi lo spiega. Le creature non vogliono persuadersi che la vita è accompagnata da varie vicende, ora di sofferenza, ora di consolazione. Se c'è stata da soffrire, c'è stata da soffrire. Nessuno ha promesso una vita neanche nella divina volontà senza le croci, anzi. Ma il problema è come si soffre. Se in questo momento, questo è il momento in cui Gesù vuole che io soffra, fiat. A partire dalla puntura della zanzara, che è la cosa più sciocca, ad arrivare alle cose più grosse, come l'esempio che ho fatto prima. Se mi dovesse chiedere una bella croce di una malattia grave da un punto di vista fisico, siamo pronti. Cioè, però vedete, qui il problema va sempre oltre, 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 oltre. Ecco perché il Vangelo di San Giovanni riduce tutto un altro problema di fede, perché, bene, ci credo che la divina volontà tutto quanto dispone o permette, sì o no? No? Allora facciamo un altro passo, ci credo che Dio è onnipotente? No? E facciamo un altro passo ancora, ma ci credo che Dio esiste? Qui bisogna essere d'accordo? Ci fu tempo fa un giornalista che si definiva ateo, però condivideva tanti valori del cristianesimo, che si definiva ateo devoto. Ma lo sappiamo che esistono anche i devoti atei? Cioè, i devoti atei esistono, cioè persone che fanno anche tante pratiche, tante cose, ma se tu poi vai al cuore. Se tu sei nevrastenico matto che vivi così dalla mattina alla sera, ma tu non ci credi in Dio, eh? Cioè, non è, cioè, la fede non c'è, capito? Per cui tu sei un devoto, cioè fai la coroncina X, la coroncina Y, la pratica Z, vai a messa, scalda il banco, tutto quello che ti pare, d'accordo? E a fare il rito
Io ricordo un professore usava un'espressione bruttissima per indicare le comunioni malfatte, però bruttissima che resta impressa, no? Scaldavano il bacco e mangiavano le particole. Mangiano le particole. Terrificante questa cosa qua. Sì, si capisce ovviamente il senso, no? Chiaro che l'ostia del sacerdote, una volta che l'ha consacrata, quello è il corpo di Cristo, ma gli effetti che produce quell'ostia dipende dalle tue disposizioni. Se tu vai lì, come dire, con la testa per aria, tanto perché se deve fare lo fanno tutti, la comunione lo fanno tutti, e poi faccio, lo prendo l'ostia, manco ci parlo con Gesù e me ne esco, ma che ti fa quella cosa? Hai fatto soltanto una montagna di peccati andare a ricevere Gesù in quel modo. Quindi tutto sempre dipende da questo, no? E poi Gesù continua, se fa il male lo fa facilmente perché non guarda i frutti nefasti che produce quel male che fa. Quindi si perde sempre la percezione interiore, ma la percezione interiore è una percezione per noi di fede, perché noi non abbiamo la capacità intellettiva che Gesù veniva dal suo essere Dio, insomma, quindi capace di vedere le cose con la mente di Dio, ma noi ci viene perfettamente dalla fede e dall'abbandono alla divina volontà, che fa alternare nella nostra vita momenti di sofferenze e di consolazione, momenti di venti e momenti di neve, momenti di grandine e momenti di caldi, come in tutte le cose create, e il Signore ci dà esattamente quello che per noi è bene in quel particolare momento, e non dobbiamo né desiderare nient'altro di quello che stiamo vivendo da Dio in quel particolare momento. O Santa Vergine Maria, tienici sempre in estate, ti preghiamo nell'albero della vita. Ecco, tu sei una sorta di celeste giardiniera, ecco, che controlla che non siamo mai tagliati e recisi da questo albero che è il tuo figlio Gesù, e dal suo cuore dove si è piantato, ecco, e dal giardino in cui continua a vivere, che è la santa sua benedetta Chiesa. E concedici anche la grazia di poter avere questa grandissima interiorità, nessuna esteriorità in nessuna cosa, di essere liberati dalla croce della nostra volontà, che è la fonte di tutte le nostre vere sofferenze più profonde, e di imparare in tutte le cose ad accogliere sempre una visione soprannaturale, credendo fermamente che in tutto c'è la mano di Dio che ci somministra sempre il nostro bene e ci guida sempre per la sua maggior gloria e la salvezza nostra e di molte anime. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico comunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.